Salve a tutti. Visto che non sono ancora uscite le shaders compatibili con l'ultima versione di Minecraft, per l'epifania recensirò ancora un altro gioco per la rubrica Random Gameplay. Ma, niente panico. Gli appassionati di Griffin, quando tutto sarà pronto, avranno una piacevole sorpresa. Grazie al nuovo hardware che ho acquistato, il lag durante i prossimi video in teoria dovrebbe ridursi parecchio e gli FPS aumentare. Il gioco che recensirò oggi altro non è che Free Doom. Clone open source del più celebre sparatutto Doom 2, pubblicato negli anni 90. Ma voi vi chiederete, perché proprio Doom è nella rubrica Random Gameplay dedicata alla generazione procedurale? Beh, il livello che sto giocando ora, così come gli altri che vedrete in questo video, non sono quelli originali di questo gioco, ma sono in realtà generati casualmente con un programma esterno chiamato Oblige. I link per il download di Free Doom e di Oblige li trovate in descrizione e, alla fine del video, metterò anche un tutorial su come installare il gioco e su come utilizzare il suddetto programmino. Ora vediamo un po' di gameplay. Una cosa inconsueta in Doom, almeno per me che ho sempre giocato ad FPS più moderni, è la mira. Come vedete non esiste un vero e proprio mirino, ma il personaggio può infatti puntare l'arma solo lungo l'asse orizzontale. Ma allora, come si fanno a colpire nemici che stanno più in basso o più in alto rispetto al giocatore? Molto semplicemente direzionando la canna dell'arma nella sua direzione. L'asse verticale di mira infatti sarà automatico. Un'altra importante strategia in questo gioco, da apprendere subito se si vuole vincere, è saper sfruttare il fuoco incrociato. I mostri di norma infatti vi attaccheranno a vista, ma se farete in modo che involontariamente si colpiscano a vicenda, questi combatteranno fra loro come in questo caso. Ricordatevi anche poi di usare le armi giuste di volta in volta. Differenti nemici è sempre meglio combatterli usando le armi giuste se non si vuole diventare dei colabrodo. Ad esempio questi teschi esplosivi è meglio colpirli con un'arma a lungo raggio come il minigun, mentre invece il tizio che era là sotto armato di minigun va colpito avvicinandosi velocemente usando il fucile. Se usate anche voi il minigun vi ritroverete a brandelli. Anche l'ambiente poi va sfruttato adeguatamente come in ogni FPS. Ogni volta poi che iniziate un nuovo livello, ricordatevi che potrete esplorarlo tutto in modalità invisibile prima di iniziarlo. A me sinceramente fare questa cosa non mi piace perché mi rovina la sorpresa di sapere quale nemico si nasconde dietro l'angolo, ma vi informo che questa possibilità comunque esiste, ecco, quel dannato demone che spara palle di fuoco esplosive. Con quello usare la mitragliatrice è un obbligo se non volete farvi ammazzare in 4 colpi. Quest'arma è infatti in grado anche di impedirgli di attaccare mentre lo colpisce. Attivando ora questa lastra di pietra blu, dovremmo aver aperto la porta dello stesso colore che avevamo intravisto nell'inquadratura di prima e permetterci di proseguire. Sparse per i livelli ci sono varie porte colorate bloccate con questi marchi ingegni che spesso dovremo sbloccare per completare i livelli. Accidenti, due demoni spara bombe infuocate in spazio ristretto. Col fucile gli faccio un batto e il minigun qui perde il vantaggio della distanza. Devo uscirne alla svelta o finisco col culo bruciato. Ovviamente, più si va avanti e più la situazione si fa critica. Chiedo scusa agli appassionados di Doom se sto dicendo delle ovvietà, ma questo video è destinato anche a chi non ha mai visto questo gioco, come molti giocatori delle nuove generazioni, che pensano che l'ultimo Call of Duty o Battlefield sia il meglio, ignorando cosa è venuto al mondo prima di loro solo perché questi giochi non hanno una grafica avanzata. Tornando al discorso random gameplay, ho trovato le mappe di Doom generate con Oblige fra le migliori in assoluto nel campo delle arene per FPS ottenute con tecniche di generazione procedurale. Sono estremamente coinvolgenti e totalmente imprevedibili se giocate ogni volta da zero, proprio come mi aspetterei da una partita sempre nuova. Inoltre, per chi fosse interessato, Oblige è in grado di generare mappe anche per altri giochi Doom simili, così come per Quake 1 e 2. Assolutamente a mio parere un must per gli appassionati del genere. Sono talmente fatte bene che in passato molti mod maker di Doom avevano usato Oblige per generare le loro mappe, spacciandole per proprie. Nella migliore delle ipotesi, solo editandole un poco.
motivo per cui, in molti muri dei livelli generati da questo software, spesso compare ora la scritta Oblige. Scusate se nel livello precedente me la sono data a gambe, ma mi stavano massacrando e per fortuna l'uscita era dietro l'angolo. Nel livello successivo si vede come Oblige sia in grado di generare dei terreni con dei liquidi, in questo caso credo della lava. Nel caso abbia la sfortuna di cadere in una di quelle pozze col pavimento rosso, inizierò a perdere punti salute finché non esco. Il primo che sbraita perché la lava non è animata e non si muove lo strangolo. Ripeto che questo gioco è degli anni 90 e all'epoca era stato un successo. Ora ci aspetta una sorpresa all'uscita da questo teletrasporto. Credo un boss del gioco da quanto è forte. Oblige infatti, nel gestire i nemici che dispone sulle mappe, occasionalmente utilizza anche i boss. A volte anche mettendone più di uno assieme, a seconda della difficoltà scelta. Dato che io sono un nabbo, so già come finirà. Ora veniamo al tutorial. Per giocare a Freedom vi servono due cose. Una versione libera del motore di gioco che si chiama ZDaemon Neon Fallout. Il motore di gioco di Doom è stato rilasciato dalla ID Software in licenza libera, così ne sono stati fatti vari adattamenti per diverse macchine e sistemi operativi. ZDaemon funziona bene su Windows, quindi ho deciso di usare questo. Il Fallout originale di Doom invece è a pagamento. Questo Fallout contiene i livelli e le texture del gioco. Esiste una versione anch'essa libera del BAD di Doom 2 liberamente scaricabile che è appunto Freedom. Per usarla, dovete copiare il suo file.vad nella directory dei VAD di ZDaemon, come vedete qui. Installato Freedom, vediamo come usare Oblige. Il funzionamento di questo programma è semplicissimo. Per prima cosa decomprimete il file zip che contiene il software, quindi apritelo con un doppio clic del mouse. Quella che vedete ora sullo schermo è la schermata di lavoro di Oblige. Qui potrete scegliere varie opzioni per il vostro livello. Potete scegliere per quale gioco fare la mappa, il seme, cioè quel numerino che caratterizza in maniera unica il vostro livello, il tipo di ambientazione, forza e numero dei nemici, numero di segreti e trappole e anche varie altre caratteristiche della vostra mappa fin nei dettagli. C'è anche un'opzione per decidere quanti livelli generare in un singolo VAD, ma a me non funziona e mi genera sempre 30 mappe in una botta sola. Impostato tutto non vi resta che cliccare su Build per generare il vostro VAD da incollare nella stessa cartella di prima. Infine, eccovi le istruzioni per avviare Freedom e il VAD ottenuto con Oblige. Per prima cosa aprite ZDaemon, quindi andate sulla linguetta Play Locali e mettete un nickname che volete. Una volta dentro, nel menu in alto, aprite il menu local e selezionate Single Player Game. Nella finestra che compare andate quindi su Extra VADs, cliccando sul tastino coi tre puntini e selezionate il vostro VAD ottenuto con Oblige. Poi cliccate sulla freccetta che va verso destra per attivarlo. Se avete già un altro VAD attivo, come in questo caso, selezionatelo dalla parte destra della finestra e cliccate sulla freccetta che va verso sinistra per disabilitarlo. Se non lo farete, il nuovo VAD potrebbe non funzionare. Se non inserirete a destra il vostro nuovo VAD, Freedom si avvierà coi suoi livelli nativi. Quando avete fatto tutto, cliccate su OK in entrambe le finestre per avviare il gioco. Per portarlo a tutto schermo, premete il tasto Esci sulla tastiera e poi ingrandite come di consueto la finestra. Buona partita a tutti e arrivederci alla prossima.